Dottore Cannata, sociologo, quindi la ciliegina sulla torta di questo momento organizzativo, un centro di ascolto importantissimo in un'area anche abbastanza depressa della nostra comunità. Quali sono gli obiettivi? Allora, lei deve sapere che mi occupo del problema legato all'obesità già da tempo, nel senso che ho fatto parte di un gruppo di lavoro che ha estrinsecato la sua attività nelle scuole, principalmente dell'Interland partenopeo, le scuole le scuole medie principalmente, dove, poiché sappiamo che il problema dell'obesità è un problema che riguarda il 12% dei bambini, abbiamo dato molto una spazio. Percentuale molto alta, sì, rispetto alla popolazione, sì, giovanile. E la popolazione adulta è il 10% dagli ultimi dati statistici che ci forniscono, per i ragazzi invece ci sta il 12%. Lei capirà che questo è un problema molto importante, perché i ragazzi che soffrono di questo tipo di problema possono andare incontro sicuramente a dei problemi psicologici gravi, possono essere soggetti al bullismo, possono subire, tutte quelle che sono le problematiche di persone che non hanno capito che non si tratta di personaggi deboli, quelli che soffrono di obesità, ma di personaggi che invece possono avere dei problemi seri all'interno della famiglia. Quindi il problema inteso anche da un punto di vista sociale deve essere trattato come si deve. Quindi noi pensiamo che, come abbiamo fatto finora, andare per le scuole, andare a vedere i problemi legati alla bulimia, all'anoressia, perché a volte questi giovani non sanno come riparare dal problema della bulimia, pensano, hanno un'idea diversa del grasso, del problema, diciamo, che li affligge, e poi dopo magari evitano di mangiare, cadendo poi nell'altro problema pericolo opposto, che è il problema opposto, e questo succede spesso. Un protocollo d'intesa importante fra le due associazioni. Associazione, sì. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è, visto la grande difficoltà che è, nella visualità che c'è nella Napoli Nord, abbiamo chiesto anche all'ASL queste notizie, c'è una grossissima difficoltà per l'obesità nel nostro territorio, mancando la struttura di ascolto per queste persone. Family Point apre le porte a questa associazione con un protocollo d'intesa per cercare di dare quell'aiuto e quello sostegno alle persone che vivono questa, oggi sfortunatamente, malattia, che la possiamo chiamare vera e propria malattia. È una patologia a tutti, patologia a tutti gli effetti. Dottoressa Del Frate, un momento importante, questo qua, un punto di ascolto, ma soprattutto un sostegno psicosomatico per chi è affetto da questa grave patologia che è appunto l'obesità. Allora, la nostra associazione si propone appunto di dare il supporto e il sostegno necessario a tutti coloro che soffrono di questa malattia che è l'obesità, e di insegnare comunque l'importanza di un'alimentazione sana sin dall'età dell'adolescenza, cercando comunque la collaborazione di medici e di un'equipe multidisciplinare di professionisti del settore.